quanto riguarda la Juve, no? De Sceglie fuori 3 mesi, Martinez fuori 2 mesi, e soprattutto l'emergenza terzino sinistro, perché non c'è De Sceglie, non c'è Traoré, Grigera torna tra 1 mese, Rinaldo non può aiutare Chiellini a giocare a sinistra perché torna a gennaio, Grosso e Saljanovic si sono ricordati di loro, forse solo di Grosso? Sì, da ieri il no rigido che finora la società ha sempre adottato a proposito della possibile convocazione dei due giocatori che, attenzione, non sono fuori rosa perché si allenano tutti i giorni a Vinovo con la squadra, non a parte, ma con la squadra, però poi la domenica o il giovedì, insomma, per l'Europa League non vengono convocati. Per l'Europa League comunque non possono essere convocati perché non sono nella lista. Dicevo però che alla luce di un'emergenza che sembra non finire mai per quanto riguarda i terzini e in generale per gli esterni della Juventus, in questo momento di ruolo ce ne sono soltanto 2 in tutta la rosa, ed è un paradosso per una squadra come quella di Delleri che proprio sugli esterni fa la sua fortuna. Anche perché Saljanovic è uno che può giocare da terzino ma anche a centrocampo. Esatto, e allora proprio per questa emergenza la Juve sta rivedendo la sua posizione. A quanto ci risulta in questo momento la valutazione viene fatta sul ruolo di Grosso, ad essere, diciamo, reintegrato, anche se ripeto non sono fuori rosa, sarebbe proprio lui nella partita contro il Cesena di domenica prossima, perché comunque vi ricordo non possono essere convocati in Europa League in quanto non fanno parte della lista UEFA. Per quanto riguarda Saljanovic, ancora la situazione è ferma, è bloccata, ma proprio in queste ore, per quanto riguarda Grosso, il giocatore e il suo procuratore attendono, insomma, notizie a proposito di una possibile convocazione. È un fatto importante perché comunque come terzino sinistro Del Neri potrebbe avere un momento su cui puntare, anche se al momento il difensore della Primavera, Ferrero, sembra comunque in vantaggio e potrebbe giocarsi le sue carte già nella partita contro il Salisburgo di giovedì, perché ricordiamolo, la Juve gioca contro Salisburgo con soli 11 giocatori della prima squadra a disposizione, tantissimi Primavera, sì. Però è evidente che Del Neri deve pensare anche al campionato e quindi non potendo fare turnover potrebbe sfruttare alcuni di questi ragazzi per la Primavera. Eccoli qua, Costantino è un portiere che è già andato in panchina a San Siro e tornerà in panchina perché anche c'è un'emergenza che importa, perché ci sono storari, sono fuori sia Manninger sia Buffon, è un portiere ex Sampdoria su cui punta molto Marotta. Vittorio Ferrero, eccolo qui, classe 91, è il difensore che potrebbe giocare come terzino sinistro, un giocatore fisicamente molto forte, Boniperti parla il nome per lui, ma è un giocatore di qualità, un centrocampista esterno che può fare anche la mezza punta, insomma un buon giocatore. Poi davanti ci sono 2 attaccanti su cui la Juventus punta molto, Libertazzi è quello fisicamente più pronto, però più dotato, però Giannetti ha più esperienza, ha già debuttato in passato con i Siena, insomma un discreto giocatore. Tutti questi andranno in panchina, ovviamente non tutti, 7 di questi giocatori andranno in panchina, che sarà composta praticamente in Europa League esclusivamente da giocatori della Primavera. Una Juve dunque obbligata quella per Del Neri, ricordami, sì. Tu sono soltanto 11 disponibili giocatori della prima squadra. La possiamo forse vedere la formazione della Juventus a partita di giovedì contro il Salisburgo, e tantissimi infortuni. Al momento questa che vediamo è la formazione con i giocatori che ha a disposizione, sì. E sarebbe un 11 di tutto rispetto, con la presenza, sì, di Pepe ancora schierato nel ruolo di terzino sinistro, che potrebbe essere un'opzione per il futuro, anche perché Pepe ha bisogno di provare in quella posizione, lo ha fatto a San Siro in campo debuttando in questo ruolo, però ha bisogno di giocare. Krasic è l'unico sicuro al 100% di giocare, perché non ci sarà poi in campionato contro il Cesena. Ripeto, la possibile presenza di un Primavera in difesa potrebbe dare un turno di riposo probabilmente a Felipe Melo a centrocampo, perché Martino si sposterebbe in mezzo, Pepe avanzerebbe e come terzino sinistro potrebbe giocare questo Ferrero, peraltro trasformando la Juventus nella squadra, come diceva l'avvocato, di 11 piemontesi tosti, perché Marchisio e Ferrero sono i due cognomi più diffusi in Piemonte in assoluto, quindi c'è un marchio di piemontesità totale alla Juventus. Allora, detto questo, cerchiamo di capire insieme anche quelli che possono essere i rinforzi che magari, non so, arriveranno dal Piemonte o in generale da tutte le parti d'Europa e del mondo nel mercato di gennaio per la Juve. Prima cosa sentiamo quello che ha detto oggi Del Neri, che è intervenuto al programma Radio Anch'io Sport, su Cassano, sul caso Cassano. Ascoltiamo. Antonio è un giocatore che si scuda molto,
nei rapporti ultimamente, come rapporto interpersonale, insomma, devo dire che dopo degli ultimi 6 mesi c'è stato un capirsi molto diversamente. L'ho lasciato maturo quando sono venuto da Genova, quindi non capisco bene quello che è accaduto adesso in questi ultimi tempi, quindi non posso esprimermi. Io devo dire che ho trovato un ragazzo, sì, estemporaneo, bizzarro, però un ragazzo che poi alla fine nelle incomprensioni così virgolettate, se fossero state nei primi 6 mesi, 7 mesi, poi negli ultimi 4-5 mesi siamo avuto un rapporto molto intenso e molto buono, ma questo non vuol dire che venga alla Juve. Noi in questo momento stiamo bene così. Lui, io penso che possa avere un futuro importante nella Sampdoria, perché come tutte le cose poi alla fine si ricuce tutto quanto, e io penso che il tifoso vuole bene a Garone, vuole bene a Antonio, che formano una coppia per varie istituzionalità importanti per i successi della Sampdoria. Non potevano esprimersi, Federico, su Cassano, però anche detto stiamo bene così. Sì, è la stessa impressione che abbiamo avuto in questi giorni, sia raccogliendo dichiarazioni ufficiali, sia raccogliendo indiscrezioni legate al futuro della Juventus, al mercato della Juventus, al modo di muoversi della Juventus a gennaio e a giugno, ma soprattutto a gennaio. Cassano non è un obiettivo nell'immediato, potrebbe chissà diventarlo magari per giugno, ma certamente una occasione a gennaio difficilmente verrebbe sfruttata, sia per un problema di rapporti con la Sampdoria, ma anche per un fatto proprio di priorità. In questo momento Cassano non è una priorità per la Juventus. Dal punto di vista invece del mercato ci sono sicuramente delle esigenze. Ripeto, la Juve, come abbiamo detto in passato, non ha un budget limitato per il mercato di gennaio, anzi non ha praticamente budget, deve fare mercato con quanto riuscirà a procurarsi dall'eventuale cessione di alcuni giocatori. Sissoko è uno tra i più indiziati da questo punto di vista. C'è il caso Buffon, che peraltro va seguito. Il giocatore si sta allenando bene, è tornato a giocare in campo sempre da solo, non a Vinovo, nell'ambito del programma di preparazione che sta facendo e di rieducazione che sta facendo, ma non si allena più soltanto in palestra ma anche in campo con il pallone, quindi sta già facendo il portiere e prosegue molto bene sul recupero, che potrebbe portarlo come previsto in campo già a gennaio, perlomeno a disposizione già a gennaio. A quel punto chissà, anche Buffon potrebbe tornare un tema forte per il mercato della Juventus, perché è vero che investire su un giocatore così non è facile senza verificare prima le sue condizioni in campo, però è anche vero che una sosta a gennaio nella rosa dei disponibili, magari qualche partita in Coppa Italia, insomma cominciare a farsi vedere, potrebbe riaprire un discorso che a maggio dell'anno scorso era caldissimo, ovvero quella della cessione di Buffon. Attenzione alla questione di Buffon e poi l'urgenza in difesa, mi sembra che soprattutto un terzino e un centrale. Esatto, sicuramente l'urgenza in difesa, anche se ricordiamo che pure in attacco la Juventus ha dei problemi, soprattutto se le condizioni di Amauri e Iaquinta continueranno a essere come queste, cioè giocatori che non garantiscono una tenuta atletica, fisica assolutamente perfetta. Ecco, l'ultima domanda, Federico, prima di salutare e ringraziare, è questa: la Juve sta già pensando a chi può essere l'erede di Del Piero? Sta, come dire, iniziando già a lavorare in questo senso? Perché poi è chiaro che magari Del Piero lo rinnoverà ancora il suo contratto, però è un problema prima o poi da iniziare ad affrontare. Io credo che al momento non ci sia un erede di Del Piero, nel senso una figura come Del Piero, anche dal punto di vista tecnico, tattico in campo, insomma un numero 10 come Del Piero nelle prospettive della Juventus. Cioè, faccio un esempio, il cambio Del Piero Cassano al momento non lo vedo. Probabilmente la Juve farà un grande investimento su un attaccante molto forte, penso a Dzeko ad esempio, a Suarez dell'Ajax, o più a Dzeko, e poi come seconda punta troverà un altro tipo di giocatore, come può essere lo stesso Quagliarella in questo momento. Però non vedo un acquisto di un fantasista o di una seconda punta con le caratteristiche di Del Piero. Per quanto riguarda Del Piero, tra gennaio e febbraio secondo me risolveremo il quesito a proposito sulla sua permanenza futura alla Juventus, che fino a questo momento non ha ancora offerto una proposta di rinnovo del contratto a Del Piero. Chiudo con i nomi per i terzini. Secondo me al momento quello che più piace alla Juventus è Zaccardo, ma è un problema anche economico, perché sia come ingaggio sia come cartellino è un giocatore che costa, quindi arrivarci
con un discorso di scambi, di prestiti con obbligo di riscatto è abbastanza difficile. Grazie Federico. Grazie.